Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenute e benvenuti in un mio nuovo video. Io sono Daniele. Oggi preparatevi perché dopo tanti messaggi che mi avete mandato, finalmente faccio anch'io un video sul Siren Head. Voi oramai sapete già chi è, quella specie di creatura con, non ho capito se sono dei microfoni, dei megafoni al posto della faccia. Vabbè, comunque sia l'uomo sirena sarebbe, in teoria. E io ho deciso di fare delle reaction perché mi avete segnalato alcuni video che secondo voi sono reali e si trovano nella rete, dove si può vedere com'è effettivamente Siren Head nella realtà. Così ho deciso di fare questo video con una top 5 dei video più inquietanti di questo Siren Head. Prima di cominciare, ti invito a mettere mi piace per supportare il mio video, iscriviti al mio canale e attiva la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornato non appena pubblicherò un video. Pronti? Partiamo con il video. Primo video che vediamo è del canale Shutter Authority, dove vediamo questo ragazzo che sta andando in moto. Niente, gli si è bucata una ruota. Ecco, c'è un chiodino. In una ruota gigante c'è un chiodino così piccolo. Oddio, che succede? Ha sentito qualche rumore? Madonna mia, comunque ragazzi, secondo me è... vabbè. Ok, niente, cammina, ha deciso di camminare, cammina, cammina perché ha sentito che deve andare a piedi, perché giustamente gli si è rotta la moto, che fa? Va a piedi. Ok, lo vediamo, niente, ha trovato questo casermone gigante, tutto retinato, una villa, un cancello. Oddio, si affaccia. Scusatemi, fa ridere questa cosa. Una sirena, eccola là. Ecco, Siren Head, quella faccia là, una sirena. Oddio, eccolo. Inquietante. È fintissimo, ma è fatto benissimo. Oh mio Dio, aiuto. Niente, scappa, scappa da questo Siren Head. Però è fatto bene questo Siren Head. Niente, sale sulla moto bucata, che però che fa? Niente, non parte. Ma vai a piedi! No, vabbè, ma se prima era bucata la ruota. No, vabbè, che trash. Passiamo al prossimo video. Questa era la numero 5. Ok, ora vediamo la numero 4, sempre di Shutter Authority, si chiama il canale, quindi se volete andare a vedere, vedetelo lì. E c'è un altro video. Vediamo un po' che cosa c'è. Ecco qua. Niente, questa volta c'è uno che non prende col telefono e cammina. Che cosa trova? Un fogliettino. Scusate ragazzi, a me viene da ridere perché sono un po' trash questi video, cioè obiettivamente non lo so. No, bellissimo canale, fatto benissimo, però insomma mi sembrano un po' trash questi video, però me l'avete segnalati, quindi io ve li vedo, cioè non è che non li vedo. Ha trovato una macchia su un giubbino. E che fa, che fa, che fa? Viene, corre, si è spaventato perché ha trovato questa macchia sul giubbino, corre, corre in mezzo a questi laghi, a questi mari. Che cosa trova? Ma perché questi poi stanno da soli in questi posti desolati a fare nulla? Cioè, col telefono a cercare di chiamare, ma dove vai? Cosa fai? Ha trovato una scarpa. No, scusate, ma... ha trovato una scarpa. Oddio, ha sentito qualcosa, ha sentito qualcosa. Ecco. Ma il poverino stava per i cavoli suoi, il Siren Head, invece lui no, così. Va bene. Ma che fa? Lo insegue? È lui che insegue il Siren Head. E vabbè, ma allora sei scemo, cioè non è possibile. No, vabbè, sei scemo. No, vabbè, ma che fa? Va addosso al Siren Head, lui. Ma dove vai? Ma torna a casa. Ma che... che hai fatto? Che c'hai? Ma sei deficiente, non sei normale, dai, ma non sei normale. Cioè, è salito su per poi buttarsi giù. Ma... No, vabbè ragazzi. No, vabbè.
e poi riscende giù, prima lo insegue e poi riscende. Ma che si aspettava? Non ho capito che Sara gli offrisse una cena, non lo so. Vabbè, dai, che trash. Vabbè, la numero 4 è andata, andiamo a vedere gli altri video che mi avete segnalato. Ok, la numero 3, eccola qua, del canale Alex Howard, dove possiamo vedere un siren head ripreso. Mamma mia, ma quello è vero. Ragazzi, questo sembra vero comunque. No, questo sembrava vero. Rivediamolo, dai, scusami. No, questo è veramente... questo è vero, questo è un vero siren head, ragazzi. Questo è inquietante, questo è bruttissimo. Questa è la numero 3 e devo dire che questo canale di Alex Howard... è da vedere, perché questo è veramente inquietante. Sì, questo mi piace, bravi. Mi avete mandato un bel video. La numero 2, eccola qui. Ok, la numero 2 del canale Horror Skunks. E si può vedere... no, questo... ma che ha fatto? È caduto? È caduto il siren head, ragazzi. No, che trash. Vabbè, la numero 2. Dio, Spider-Man. Non è siren head, è Spider-Man. Ma si è ributtato, è pazzo. No, però è bellissimo, ragazzi. Andatelo a vedere, il canale Horror Skunks. Bel video questo, sì sì, bello bello. E adesso passiamo alla numero 1. La numero 1 è del canale Flick. Flicke si scrive, poi ve lo lascio qui comunque in descrizione. E possiamo vedere un video un po'... oddio, guardate! L'avete visto? L'avete visto? Dai, guarda! Oh mio Dio! Dai, questo sembra vero, inquietantissimo! Sì, sì, la numero uno vince tutti! La numero uno vince tutti, secondo me! Quindi secondo me il canale Flicke ha vinto tutto. Mamma mia, ragazzi, siete stati bravissimi, mi avete mandato dei bellissimi video, devo dire. Se volete vedere altri video delle mie reaction ai vostri video che mi consigliate e che secondo voi sono veri o inquietanti, mandatemeli. Scrivetemi nei commenti se voi avete mai visto il siren head nella realtà, o se comunque sia voi credete a questi video, oppure se secondo voi esistono effettivamente queste sorte di mostri anche nella vita reale. Io sono Daniele, se ti piacciono i miei video, seguimi.